Eccoci, buonasera a tutti e grazie di essere intervenuti a questa serata, che è una conferenza sul tema 313, l'editto di Milano, da Costantino ad Ambrogio, un cammino di fede e libertà. Ecco, questo tema verrà affrontato e sviluppato dagli oratori, di cui uno lo conoscete molto bene, il professor Alberto Torresani, docente della Pontificia Accademia di Santa Croce a Roma. E poi c'è il professor Giacomo Canetti Ludovici, che è la prima volta, che partecipa e dà una testimonianza qui oggi all'esame. È docente di storia delle dottrine morali presso l'Università Cattolica di Milano. Ecco, io prima di iniziare questa serata, ecco, vi voglio dire che rispetto a quello che avevamo messo sul manifesto, non c'è l'intervento di Paolo Tando. Di questo mi dispiace moltissimo, perché Paolo Tando insieme a Luca Tando sono due gemelli che hanno fondato il Centro Culturale San Benedetto, Centro Culturale Cattolico, e sono quelli che hanno dato vita a questa mostra. E sarebbe stato molto bello averlo qui da noi, e lui si scusa. E in più, ecco, prima di dare la parola ai relatori, vi voglio leggere un po' di attenzione, spero di non tediarvi, cercherò di leggere bene un documento, che è un documento di saluto da parte di Monsignor Mario Del Pini, insieme ai due fratelli Tanduo e con l'assistenza poi scientifica del professor Torresani e del professor Samico Dovici, ecco, ha supervisionato il discorso che sta dietro il catalogo e la mostra, mostra voluta anche voluta soprattutto dalla diocesi. Ecco, Monsignor Del Pini, che non è potuto intervenire stasera, ci ha tenuto a mandare una lettera di saluto a voi tutti. Ecco, io ve la leggo, ve la sintetizzo, però prima di leggerla parla del concetto di stupore e del concetto di domanda, e come lo stupore porta poi a delle domande, domande che una mostra del genere, questo è il concetto di base, ci aiutano a capire. Quando lo stupore prende la parola, allora nasce una domanda. Lo stupore invade l'animo con sentimenti che vanno dalla sorpresa allo spavento, dall'entusiasmo allo smarrimento. Può suscitare gioia o angoscia, ma i sentimenti sono motivo di agitazione confusa finché non diventano parole, cioè domande. Perché? Quando? Chi? Come? Quando le sorprese o le novità o le informazioni assalgono l'animo come uno sciame di vespe che non lascia tregua, la riserva di stupore che abita in ciascuno di noi esaurisce presto in una specie di fibrillazione eccitata. Ogni nuova notizia seppellisce la precedente e non lascia tempo perché nascano domande. Perciò si dice l'arte del maestro e di creare le condizioni perché lo stupore possa prendere la parola. In un certo senso, l'arte del maestro consiste nell'insegnare ad ascoltare, a guardare, insomma a fare silenzio. Posso andare in chiesa e non corro neppure il pericolo che qualcuno mi tagli la testa. Non è una cosa stupefacente. Posso anche non andare in chiesa e non corro neppure in questo caso il pericolo che qualcuno mi tagli la testa. Non è stupefacente? Così, quello che sembra ovvio e scontato si presenta capace di stupire, di far pensare, di suscitare meraviglia ed entusiasmo, come infatti merita. Di scontato c'è solo la banalità e la superficialità. Appena ti avventuri un poco oltre, puoi cominciare ad abitare il nostro cuore. Un contributo decisivo per l'avventura di andare oltre la banalità è offerto dalla storia. Leggendo gli altri tempi,
e di altre genti, di vicende documentate e di pensieri consegnati a libri e monumenti, si avvia quella dinamica di contatto tra presente e passato, tra me e altri, che marcando differenze e analogie genera lo stupore e gli restituisce la parola. Nascono domande. Questo è lo scopo di una mostra che ricostruisce passaggi decisivi della storia. Questo è anche il motivo per offrire questa mostra a gente di ogni età, cultura, posizione ideologica. Chissà, potrebbero nascere delle domande. La domanda può essere anche onesta. Ci sono infatti domande che sono disoneste, cioè non solo un modo per dire non sono d'accordo, so già quello che mi vuoi dire, ma non mi interessa. Voglio solo metterti in difficoltà, non è che mi interessa la risposta. Faccio notare la mia preparazione e la mia intelligenza critica. Non sono in cerca di verità, ma di notorietà. Ci sono però anche domande oneste. Le domande oneste cercano le risposte, nascono da uno stupore che vuole conoscere delle ragioni, nascono da un'incertezza che vuole verificare se ci sia un fondamento solido su cui costruire certezze. Le domande cercano risposte. Anche per questo merita di cogliere la ricorrenza di un anniversario come quello delle decisioni di Costantino il Grande nel 313, per far emergere da documenti e monumenti qualche risposta. Auguro dunque ogni buon esito all'evento organizzato per il 22 novembre dal Centro Culturale Parrocchiale Santissimi Pietro e Paolo di Genenzano e alla mostra che è proposta dal Centro Culturale Cattolico San Benedetto. È un evento che può condurre un poco oltre la banalità e far rinascere lo stupore per un cammino di fede e di libertà e quindi aiuta a porre delle domande. È un evento che, come spero, può anche offrire risposte. Un sincero apprezzamento per gli organizzatori, per i relatori e migliori auguri per tutti. Monsignor Mario Delpini, Vescovo Ausiliare di Milano, Vicario Generale. Ecco, grazie della pazienza di avermi ascoltato, ecco, ma mi sembrava un segno molto bello, ecco, del fatto che non è potuto intervenire. Di questo, ecco, diciamo, pensiero ne faremo omaggio ai relatori. Ecco, adesso lascio la parola al primo dei relatori, che è la figura nuova, diciamo, in questa cosa, cioè il professor Giacomo Sanetto Dodici. Benissimo, un saluto cordiale a tutti. Come vedrete, come a Cana di Galilea, il vino migliore viene dopo, e del resto conoscete già il professor Torresani, a cui io sono debitore sia sul piano intellettuale sia sul piano personale. Gli voglio molto bene, è stato mio professore nei bellissimi anni del liceo. Ci divideremo un po' la serata secondo due possibili prospettive, perché la sua prospettiva sarà quella della storia degli eventi, della storia evenemenziale, mentre la mia è la prospettiva della storia delle idee, soprattutto della storia filosofica delle idee. E, mio compito in 35 minuti, 40, poi vedrò un po' i vostri sguardi e le vostre reazioni e deciderò se accorciare o proseguire. Il mio compito è quello di tratteggiare in modo necessariamente succinto e schematico, incompleto, quindi saranno molto gradite le vostre integrazioni e le vostre aggiunte, un inventario di quelli che sono alcuni dei valori inestimabili che il cristianesimo ha introdotto o comunque in generale sottolineato e lasciato in eredità all'Occidente, ma direi al mondo intero. E questo a dispetto di una critica molto frequente, soprattutto dopo l'11 settembre 2011,
ma in realtà già molto incisiva a partire dal Settecento da parte di alcuni illuministi, poi nell'Ottocento gli autori della cosiddetta sinistra hegeliana, penso in particolare a Stirner, Bauer, Feuerbach, autori secondo i quali, come del resto si dice anche oggi, soprattutto dopo l'11 settembre, la religione è madre di violenza, è madre di degenerazione, la religione è una sventura, è la sventura del mondo, diceva già Bruno Bauer. È la causa del terrorismo, delle divisioni tra i popoli, degli scontri di civiltà, dell'arretratezza culturale di molti paesi e via dicendo. Ecco, io ad onta di questa equazione così tanto spesso diffusa, religione uguale violenza o degenerazione, beh, comincerei a dire che in realtà le religioni sono molteplici, sono tante e differenti, e non è vero che le religioni sono tutte uguali. E differiscono anzitutto per quello che concerne le loro dottrine relativamente al divino e anche alla violenza. Per esempio, l'Islam, mi spiace dirlo, purtroppo però è così, maggioritariamente, che non vuol dire esclusivamente, maggioritariamente interpreta in modo letterale il jihad come sterminio del non islamico o sua sottomissione. E purtroppo questa non è un'interpretazione deviante, ma è legittima perché nell'Islam non c'è un magistero che decide e definisce l'ortodossia e l'eterodossia. Non è l'unica possibile interpretazione del jihad, quella che vi sto menzionando, ce n'è anche un'altra, jihad come guerra contro se stessi, lotta ascetica, ma è un'interpretazione minoritaria. Oppure ancora pensiamo alle religioni precolombiane. Se qualcuno dei presenti ha visto il film di Mel Gibson Apocalipto, non lo so, tutto sommato lo suggerisco, anche se è un film davvero angosciante, beh, si può essere fatto un'idea di quello che era effettivamente il fondamento o comunque una prassi comune di quelle civiltà precolombiane che erano veramente quasi fondate sui sacrifici umani. Gli Aztechi, per esempio, sacrificavano ogni anno più di 20.000 uomini, donne e bambini, trucidandoli in maniera veramente atroce. E del resto i sacrifici umani sono un po' una specie di costante universale prima del cristianesimo, con maggiore o minore diffusione, certamente, perché si trovano anche nella Grecia micenea, ma persino nella Grecia dell'età della polis, persino nell'epoca di Roma e così via. Quindi, prima del cristianesimo i sacrifici umani erano diffusissimi, così come in generale in quasi tutte le culture il padre aveva la totale padronanza sulla moglie e sui figli. Così come ancora, lo sappiamo tutti benissimo, la schiavitù era pacificamente praticata e giustificata, così come ancora era molto frequente l'infanticidio, così come c'erano vari divertimenti sanguinari, pensiamo ai giochi del circo. Così come ancora, prima del cristianesimo, era quasi universale e generalizzato il disprezzo verso la donna. L'infanticidio di cui parlavo poc'anzi riguardava anzitutto le bambine, e in generale la donna era considerata una mera proprietà dell'uomo, radicalmente inferiore all'uomo, questo persino per Platone, per esempio. Oltre a questo, prima del cristianesimo, l'uomo pagano era sovente infelice, diciamo così, come vissuto esistenziale come percezione della vita. Beh, intanto perché non poteva considerarsi libero, bensì come una rotella nell'ingranaggio implacabile del fato, quindi non libero, ma nello stesso tempo ritenuto colpevole di alcuni delitti. Questo è il grande paradosso di cui parla, per esempio, Charles Möller in un libro
classico che ho letto per merito del professor Torresani, Saggezza greca e paradosso cristiano, no? Non è libero l'uomo, eppure è ritenuto responsabile di delitti orrendi, per esempio quelli di Edipo. Poi l'uomo pagano si considerava esposto all'influsso di una miriade di entità negative latenti in ogni luogo, e subiva continuamente l'influsso di moltissime superstizioni. Viveva, per così dire, nella percezione di un'atmosfera di mistero e di mistero tendente all'orrore. Certo, quello che sto dicendo vale soprattutto per i seguaci delle credenze religiose e meno per i discepoli delle dottrine filosofiche, sto parlando della Grecia e non degli altri popoli che non avevano la filosofia, ma i discepoli delle dottrine filosofiche erano percentualmente molto di meno dei discepoli delle dottrine religiose, discepoli per i quali il senso della vita era un po' nei termini di cui vi sto parlando. Ebbene, l'intervento del cristianesimo svolge una rivoluzione straordinariamente preziosa e incommensurabile, e come dicevo, il mio compito, in modo necessariamente succinto ed incompleto, è di fare un inventario di alcuni di quei concetti, di alcuni di quei valori che quasi tutti, persino i non credenti, persino gli atei, stimano, apprezzano e valorizzano, il più delle volte però senza sapere qual è la loro origine, senza sapere qual è il tronco da cui rampollano, senza sapere che ci sono delle radici cristiane neglette, come ben sapete, negate nel preambolo della Costituzione europea, delle radici cristiane che hanno alimentato questi valori, così che il cristianesimo è un po' come l'ossigeno, se mi passate questa metafora, e per lo più non ci accorgiamo dell'ossigeno, però se venisse a mancare l'ossigeno per noi sarebbe la morte. Ebbene, è un discorso molto simile, si può fare anche per il cristianesimo, perché l'indebolimento del cristianesimo, che è la radice da cui rampollano alcuni grandi concetti e alcuni grandi valori, l'indebolimento del cristianesimo necessariamente toglie linfa vitale a questi concetti. E allora, quali concetti? Beh, intanto, per il cristianesimo la vita umana non è qualche cosa di nefasto, non è qualche cosa di terribile, ma è qualche cosa di buono. E questo perché il cristianesimo, su questo aspetto preceduto dal giudaismo, ma con un maggior approfondimento del giudaismo, introduce la dottrina della creazione. I greci, nemmeno i grandi filosofi, sono arrivati a questo concetto, nemmeno Platone, nemmeno Aristotele. Creazione del mondo da parte di un Dio che è buono, quindi ogni singolo uomo può comprendere di essere singolarmente voluto da un Dio buono, appunto, che ha su di lui un progetto, un disegno provvidenziale benigno. E inoltre nel cristianesimo, e non più ovviamente nel giudaismo, nel cristianesimo, per ogni singolo uomo Dio stesso, Gesù Cristo, precisamente ha versato il suo sangue sulla croce. Allora, nel cristianesimo, certo, le sventure non sono rimosse dalla vita, la sofferenza resta, il dolore, la malattia, le sciagure, ma il credente, se ha una profonda vita interiore di fede, può riuscire ad affrontare anche la sofferenza, ad affrontare persino la sventura. Può riuscire persino, e non è un'interpretazione ma un dato di fatto, perché ci sono persone come quelle di cui sto per parlare, può riuscire persino in condizioni di atroce dolore fisico per una malattia
a riuscire a essere interiormente serene o addirittura felici. Perché queste persone per amore offrono questa loro condizione e tutto ciò che noi facciamo per amore viene trasfigurato. Quindi, anzitutto, il cristianesimo riesce a, per così dire, introdurre una svolta nella percezione esistenziale della vita e dell'esistenza. Io non sono più un ingranaggio nella macchina ineluttabile e implacabile del fato, manovrato come un burattino da dei oscuri o comunque capricciosi, ma sono voluto singolarmente da un Dio buono che ha su di me un disegno benigno, anche se a volte non sono assolutamente in grado di capire qual è il bene che può sortire dai mali che mi accadono. Ecco, poi in secondo luogo un altro grande concetto inestimabile del cristianesimo, una vera rivoluzione epocale, riguarda la proclamazione della dignità umana di ogni essere umano, nessuno escluso, uomini, donne, anche le donne, bambini, anziani, giovani, ricchi, poveri, intelligenti, stupidi e così via. Chiunque. L'idea della dignità di ogni essere umano e della doverosità assoluta di rispettare la dignità umana. Quindi il rifiuto di ogni qualsiasi tipo di violenza, quindi non parliamo dei sacrifici umani. Questo perché i greci sono arrivati ad individuare la dignità del cittadino, ma appunto del polites, cioè del cittadino maschio adulto, non della donna, non dei bambini, non degli stranieri chiamati dispregiativamente barbari, e non degli schiavi, ovviamente. Questi greci. I romani, in forza dello stoicismo, per un certo verso fanno un passo avanti rispetto ai greci, ma d'altro canto fanno anche un passo indietro. Fanno un passo avanti perché arrivano ad asserire l'uguaglianza di tutti gli esseri umani. E non a caso lo stoicismo romano ha avuto sia un imperatore filosofo come Marco Aurelio, sia uno schiavo filosofo come Epitteto. Quindi l'uguaglianza di tutti gli esseri umani, e questo è il passo avanti. Ma il passo indietro è che in realtà nella ontologia, cioè semplificando, nella filosofia dell'essere degli stoici, ci sono alcuni elementi che sminuiscono la dignità umana. Ad esempio, per gli stoici, tra l'essere umano e il sasso o il verme, non c'è una differenza qualitativa, bensì solo una differenza quantitativa, di quantità di un principio divino chiamato logos, che nell'uomo è maggiormente presente. Però è solo una differenza quantitativa e non qualitativa. E ancora, gli stoici sminuiscono la dignità umana perché negano all'uomo la spiritualità, sono materialisti. Poi, se uno va a leggere nelle pieghe dei loro testi, per esempio in Seneca, ci sono delle affermazioni che stridono con questo materialismo, ma questo è un altro discorso. L'uomo è solo materia per gli stoici, Seneca compreso. E poi, in terzo luogo, gli stoici sminuiscono la dignità umana perché negano all'uomo la libertà. Di nuovo si ricade in una concezione fatalista, determinista, necessitarista, mentre invece la libertà è uno degli elementi che conferiscono all'uomo una preziosità davvero incommensurabile. Il cristianesimo, invece, insisto e sottolineo, dice che ogni singolo essere umano ha una dignità incommensurabile, una dignità infinita, una dignità tale per cui Gesù Cristo ha versato il suo sangue sulla croce, per ciascuno e non per il genere umano nel suo complesso. E se ci pensate bene, se il cristianesimo ha introdotto questo concetto della dignità
di ogni essere umano, nessuno escluso, dignità incommensurabile, e invece il senso della dignità umana si affievolisce quando si nega il Dio cristiano. In particolare, ne sono una riprova i genocidi moderni, da quello della Vandea, di cui mi ha parlato per la prima volta il professor Torresani. Ci potrebbe spiegare a lungo come subito dopo la rivoluzione francese più di 100.000 vandeani sono stati trucidati dai giacobini per la loro fede cristiana, con la loro pelle venivano fatti i guanti e gli stivali. Genocidi moderni, evidentemente, come il nazismo e il comunismo, genocidi che, o totalitarismi, se preferite usare la parola totalitarismo, che hanno cercato di cancellare il Dio cristiano e hanno proprio dimostrato come le ideologie anticristiane producano le più grandi e le più mostruose carneficine. Ma del resto su questo concetto vi posso riportare, per così dire, un'altra controprova indiscutibile, che è il pensiero di Nietzsche, non certamente sospettabile di simpatie cristiane, perché è stato forse il più geniale, il più grande, il più feroce insieme avversario del cristianesimo. Ebbene, Nietzsche sosteneva una concezione evoluzionista applicata al genere umano, beh, peraltro già Charles Darwin era molto indirizzato in questa direzione, ma adesso non voglio aprire parentesi. E che cosa diceva Nietzsche? Diceva che il genere umano deve progredire il più possibile verso l'Übermensch, di solito si traduce il superuomo, forse sarebbe meglio dire l'oltreuomo, deve progredire verso l'Übermensch, verso l'oltreuomo attraverso la selezione della razza, che passa mediante l'eliminazione di quelli che lui chiama i mal riusciti, cioè i malati, i deboli, gli stupidi, i degenerati, come li chiama lui. E per questo motivo Nietzsche accusa il cristianesimo di essere uno pseudo-umanesimo, pseudo dal suo punto di vista, proprio per questa colpa, secondo lui, imperdonabile, cioè di aver proclamato e difeso la dignità incommensurabile di ogni singolo uomo. Leggo, dice Friedrich Nietzsche con rammarico: l'individuo fu considerato dal cristianesimo così importante, considerato in modo così assoluto, che non lo si poté più sacrificare, ma la specie umana sussiste solo grazie ai sacrifici umani. E ancora, prosegue Nietzsche, davanti a Dio, per il cristianesimo, non certo per Nietzsche, per il quale Dio non esiste, tutte le anime diventano uguali. Ma questa è proprio la più pericolosa di tutte le valutazioni possibili. Se il degenerato e il malato devono avere altrettanto valore del sano, allora il corso naturale dell'evoluzione è impedito. La specie ha bisogno del sacrificio dei falliti, deboli, degenerati. Ma proprio a questi ultimi si rivolse il cristianesimo. La vera filantropia, vera secondo l'ottica di Nietzsche, vuole il sacrificio per il bene della specie, e questo pseudo-umanesimo che si chiama cristianesimo vuole giungere appunto a far sì che nessuno venga sacrificato. Mi sembra una conferma davvero di un insospettabile. E questo che cosa significa? Significa che la morte di Dio, presto o tardi, magari tardi, spalanca nuovamente le porte ai sacrifici umani, che il cristianesimo non ha potuto bandire ovviamente dalla faccia della terra, ma ha sicuramente saputo decisamente contenere, ridurre e decisamente condannare. La morte di Dio porta alla morte dell'uomo progressivamente e al ritorno dei sacrifici umani. Per esempio, una delle correnti filosofiche della filosofia morale più pervasiva è l'utilitarismo, su cui io ho fatto diversi studi, ho anche scritto un libro,
se è coerente, è fiero di giustificare il sacrificio, per esempio, del singolo per il bene della totalità, di, per esempio, utilizzare non soltanto gli embrioni umani, ma anche gli esseri già nati per far progredire la medicina e così via. Ma sono molti i sacrifici umani oggigiorno. Papa Bergoglio, che molto spesso viene travisato, lunedì ha fatto un'omelia nella consueta messa mattutina di Santa Marta, un'omelia che guarda caso quasi nessun giornale ha ripreso, in cui ha detto, stavo parlando del libro dei Maccabei, in cui ha detto: voi pensate che oggi non si facciano sacrifici umani? Ha risposto: se ne fanno tanti, tanti, e ci sono delle leggi che li proteggono. Non è difficile in questa affermazione individuare l'allusione, per esempio, all'aborto. Adesso io non so qual è il pensiero dei presenti sull'aborto, ne possiamo discutere, però dal mio punto di vista, sul piano laico, non di fede, è l'uccisione di un innocente, permesso dalla legge. E lo stesso si può dire dell'eutanasia, mutatis mutandis. Il punto è che la percezione della dignità umana finisce progressivamente per sbiadire se si sega quel tronco dal quale è innestata nella storia della cultura, nella storia del genere umano. Allora, la equazione religione cristiana uguale violenza può essere smentita, anzitutto insistendo su questo concetto di dignità umana su cui il cristianesimo ha tanto insistito, e su questo spero di aver detto già abbastanza. E in secondo luogo, se pensiamo che il nucleo dell'etica cristiana è il cosiddetto comandamento dell'amore, amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze, e il prossimo tuo come te stesso. Ogni prossimo, non come avveniva nelle culture antiche, soltanto il tuo correligionario, soltanto chi appartiene alla tua tribù, soltanto chi appartiene alla tua etnia, soltanto a chi appartiene al tuo popolo. Ad ognuno è riconosciuta questa dignità, incommensurabile, infinita. E il dovere di aiutare il prossimo riguarda ogni essere umano. Non a caso, ancora oggi, quando ci sono delle mobilitazioni di compassione a livello planetario, perché c'è stato il terremoto, perché c'è stato lo tsunami, beh, queste mobilitazioni trovano, per così dire, sostegno forse in tutte le parti del pianeta, ma non suscitano la stessa risposta ovunque e sono molto più sostenute nei paesi della cultura di origine cristiana. Non a caso ancora oggi nelle aree dove predominano induismo, islamismo e buddismo la vita vale poco, anzi pochissimo. Certo, voi direte giustamente, non c'è bisogno di essere cristiani per dedicarsi alla sollecitudine verso il prossimo, ed è verissimo. Ci sono a volte dei non cristiani che passano davanti ai cristiani, però quello che voglio dire è che il non cristiano non ha una motivazione decisamente stringente per rispettare in modo incondizionato e assoluto la dignità di chiunque, per dedicarsi all'amore verso chiunque, verso qualunque sia il prossimo. E comunque, in generale, se anche, questa è la mia tesi, è possibile fondare la dignità umana senza fare riferimento a Dio, pensiamo per esempio a Kant, pensiamo ad altri teorici di questo concetto, nondimeno nella storia è stato soprattutto il cristianesimo, è stata soprattutto la religione cristiana a incentivare
la pratica di questa sollecitudine dell'uomo verso qualunque uomo. E, ciò detto, ho già enumerato due grandi valori introdotti dal cristianesimo: una nuova percezione positiva della vita, senso della dignità umana. Da questi due valori ne derivano degli altri. Per esempio, il terzo è la libertà di ogni persona. Accennavo prima che il mondo antico nega generalmente la libertà. Questo, in fondo, per certi versi, persino Platone e Aristotele, che hanno una concezione ciclica del tempo, da un lato asseriscono la libertà, dall'altro canto però dicono che la storia si ripete ed è un po' difficile conciliare la libertà con una ripetizione, con un eterno ritorno dell'identico. Invece, per il cristianesimo, ogni essere umano è libero, libero rispetto agli altri, e questo significa la condanna della schiavitù che è avvenuta gradualmente, ma questo è un altro discorso. Libero rispetto alle forze animistiche di cui parlavo prima, che spaventavano molti popoli antichi, libero rispetto al fato, libero rispetto ai capricci degli dèi, libero addirittura di fronte a Dio. E da un lato, Dio non soltanto è il creatore di ogni singolo uomo, ma lo mantiene nell'essere. Per così dire, è come se ogni singolo uomo fosse tenuto sul palmo della mano da Dio, senza il quale l'uomo scomparirebbe nell'abisso. Nell'abisso del nulla. D'altro canto, l'uomo può decidere se accogliere o vilipendere Dio. È libero persino di fronte a Dio, che, per dirla con Kierkegaard, è come una specie di... Kierkegaard è un filosofo danese dell'Ottocento. Dio, che è come una specie di pretendente che si rivolge alla sua bella, chiedendole di corrispondere ad una proposta d'amore che può essere rifiutata. Quindi libertà di ogni persona, in terzo luogo, poi in quarto luogo la premura verso tutti i malati, un po' quello che stavo già cominciando a dire, verso tutti, non solo quelli del proprio gruppo. E non a caso l'ospedale come luogo in cui gratuitamente vengono curati tutti i malati, non solo alcuni, è un'invenzione della Chiesa Cattolica che ha gestito gli ospedali fino al 1700 inoltrato. Ma pensiamo emblematicamente alla parabola del buon samaritano. Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e venne assalito dai briganti. Quest'uomo è moribondo, versa in un bagno di sangue, sta per morire, passa un sacerdote giudeo che non si trattiene e se ne va, arriva un levita che a sua volta passa oltre, arriva un samaritano che dal punto di vista religioso aveva molte diatribe, molti motivi di inimicizia con questo moribondo, e questo samaritano prende sulle sue spalle il poveraccio, lo porta alla locanda, lo fa nutrire, curare, lascia i denari perché venga ulteriormente assistito. E beh, guardate che... Per il mondo antico e anche per il mondo ebraico, il comportamento dei primi due personaggi, il sacerdote giudeo e il levita, non è un comportamento scandaloso. Perché? Perché la solidarietà era ristretta all'interno di determinate cerchie, all'interno di determinati gruppi. E invece, dopo 2000 anni di cristianesimo, a noi il comportamento dei primi due personaggi suona scandaloso e anzi è sanzionato da una fattispecie penale che è l'omissione di soccorso. Quindi la premura verso tutti i malati. Poi in quinto luogo la solidarietà verso tutti i poveri. Tutti. Presso le altre religioni ci sono atti di solidarietà, per così dire, verso chiunque, ma compiuti sempre a titolo personale, non perché prescritti dalla cultura di appartenenza. E poi in quinto luogo la sollecitudine verso tutte, scusate, non in quinto luogo, in sesto luogo,
la sollecitudine verso tutte le vittime, cioè verso tutti coloro che versano in condizioni di persecuzione, di ignoranza, di sottomissione. Su questo ha scritto delle pagine mirabili René Girard, che dice: per quanto si esaminino le testimonianze antiche, si facciano inchieste, per quanto si frughino gli angoli più riposti dell'intero pianeta, non si troverà nulla che assomigli anche solo da lontano alla preoccupazione moderna per le vittime, la sollecitudine verso tutte le vittime. Né la Cina dei mandarini, né il Giappone dei samurai, nelle Indie precolombiane, nella Grecia, nella Roma della Repubblica o dell'Impero, si curavano minimamente delle vittime che con mano generosa sacrificavano ai loro dei, all'onore della patria, all'ambizione di grandi o piccoli conquistatori. E prosegue: queste culture coltivavano sì forme di solidarietà familiari, tribali, nazionali, ma non si poteva parlare di umanità vera e propria che all'interno di un determinato territorio, di un determinato recinto di persone. Insomma, la vera origine della nostra moderna sollecitudine verso le vittime è chiaramente cristiana. Umanesimo e umanitarismo sono nati in terra cristiana. Quando invece, dice Girard, molto spesso si falsifica la realtà, per esempio accusando la Chiesa, che certamente avrà fatto i suoi errori, anche se meno di quanto pensano certe leggende nere, si accusa la Chiesa di ogni nequizia, quando invece la Chiesa è stata il baluardo dell'umanesimo, sostenendo o ancora per esempio che l'umanesimo nasce nell'illuminismo, semmai l'illuminismo, o meglio alcuni illuministi, rinforza questo concetto che però è di origine cristiana, o ancora si falsifica la realtà colpevolizzando continuamente l'Occidente, che certamente ha compiuto i suoi errori, e però colpevolizzando continuamente l'Occidente di fronte alle altre civiltà ritenute sempre innocenti, quando invece lo stesso concetto di autocritica è tipicamente occidentale. Le altre culture non ce l'hanno. Allora l'Occidente che continuamente critica se stesso per le sue colpe, a volte vere, a volte presunte, ancora una volta dimostra una certa qual superiorità che tutto sommato è di origine non solo ma anche cristiana, di guardare la trave nel proprio occhio prima della pagliuzza nell'occhio altrui. Ma continuiamo con l'inventario dei valori che il cristianesimo ha introdotto, o se non totalmente introdotto per primo, ha decisamente difeso. Beh, in settimo luogo, la dignità di ogni lavoro, non solo del lavoro intellettuale, lo zorein greco e l'otium latino. Qualsiasi lavoro, anche il più umile, anche il lavoro manuale, anche i lavori più disprezzati, persino pulire le latrine. Ogni lavoro per il cristianesimo ha una dignità, perché il cristianesimo è una religione che valorizza ogni lavoro, non a caso Benedetto da Norcia dirà ora et labora. Il cristianesimo valorizza ogni lavoro, primo perché nel cristianesimo c'è un Dio creatore che interviene nel mondo e in fondo questo intervento nel mondo è, per così dire, già come una forma di lavoro, e secondo e soprattutto perché nel cristianesimo c'è un Dio che per 30 anni a Nazareth ha fatto il falegname, un lavoro quindi decisamente umile. Ma proseguiamo, un ottavo valore è la sensibilità ecologica, che è diversa dall'ecologismo, ha ben inteso, sensibilità ecologica intesa come rispetto e custodia del creato e come contrappeso ad un uso spregiudicato della tecnologia, diverso dall'ecologismo che considera l'uomo il cancro del pianeta, che considera la natura superiore all'uomo, fino ad arrivare all'idea del sacrificio dell'uomo per la natura. Quindi
E perché questa sensibilità ecologica che è diversa dall'ecologismo? Perché nel cristianesimo? Beh, perché nel cristianesimo, di nuovo, il concetto di creazione implica il fatto per cui il creato intero non è di proprietà dell'uomo, ma è di proprietà di Dio. Quindi l'uomo è soltanto un amministratore, un custode che deve rendere conto di quello che amministra e di quello che custodisce. E ancora un nono e ultimo valore in questo mio inventario incompleto è la laicità, che è diversa dal laicismo. Laicismo significa contrapposizione tra politica e religione, inimicizia della politica verso la religione, estromissione della religione da parte della politica. Laicità vuol dire una cosa diversa, significa separazione delle sfere, separazione tra religione e politica nella collaborazione, auspicabilmente. Significa, per esempio, in primo luogo, che le leggi religiose non devono essere in quanto leggi religiose anche leggi politiche. Quindi, i comandamenti solo religiosi non devono anche essere leggi politiche. Poi certo, ci sono dei comandamenti religiosi che sono anche leggi politiche, per esempio non uccidere, ma perché non uccidere non è soltanto un comandamento religioso, ma anche un principio di legge naturale, cioè l'insieme di quei principi morali che la ragione da sola è in grado di raggiungere. Quindi i principi religiosi non sono per ciò stesso anche leggi della politica, quindi per esempio, che ne so, l'apostasia non deve essere sanzionata, l'ateismo non deve essere passibile di arresto, come invece avviene nelle teocrazie, no? Dove l'ateismo piuttosto che l'adulterio, talvolta anche la fornicazione, sono suscettibili di incriminazione e a volte persino di lapidazione. In primo luogo significa questo, laicità. In secondo luogo significa che la politica non è sacra, non è la fonte del bene e del male, non è l'ingresso di Dio nel mondo come dice Hegel e come dicono in genere i totalitarismi. Separazione tra le due sfere che non significa contrapposizione. Bene, ho fatto un inventario necessariamente incompleto di alcuni concetti difesi, introdotti, valorizzati dal cristianesimo. Certo, poi nella storia della Chiesa, dal Papa al singolo credente, perché Chiesa non è soltanto il chierico, ma è qualunque battezzato, ci sono molti tradimenti di questi concetti, ma il mio punto di vista è quello della storia delle idee, è un punto di vista in cui mi preme appunto valorizzare quale debito inestimabile, quali lasciti incommensurabili noi abbiamo ricevuto dal cristianesimo, per cui davvero con croce, e anzi in un significato un po' più profondo di croce, su cui si potrebbe fare alcune considerazioni, e croce che non era cristiano, davvero possiamo dire che non possiamo non dirci cristiani, o davvero possiamo dire con Novalis, che era un grande studioso di epoca romantica, Europa, ovvero cristianesimo, ma potremmo aggiungere Occidente, ovvero cristianesimo. E quindi concludo questo mio breve discorso, certamente insufficiente, con una citazione da un libro di Rodney Stark, un libro che si intitola La vittoria della ragione, il cui sottotitolo è già molto emblematico. Come il cristianesimo ha prodotto libertà, progresso e ricchezza, un libro che consiglio a tutti perché è estremamente documentato ed estremamente minuzioso, in cui Stark, che è un sociologo americano contemporaneo di fama mondiale, riporta un'intervista ad un prestigioso intellettuale cinese che per motivi comprensibili, cioè per non subire ritorsioni da parte del regime, ha voluto restare anonimo,
un prestigioso intellettuale cristiano a cui è stato chiesto di guidare in Cina un gruppo di studiosi che doveva analizzare il motivo per cui per praticamente 19 secoli e mezzo l'Occidente è stato più avanzato dell'Oriente, da tutti i punti di vista, culturale, scientifico, tecnologico, economico e così via, salvo magari alcuni brevi momenti in cui in altre civiltà c'era qualche così fioritura che però poi decade, viene sopravanzata dall'Occidente. E dice questo intellettuale cinese, una delle cose che ci è stato chiesto di indagare è che cosa ha permesso il successo, o meglio, il primato dell'Occidente su tutto il resto del mondo. È stato chiesto a noi, è stato chiesto a me, che non sono cristiano, non è un cristiano questo cinese. All'inizio abbiamo pensato che fosse perché voi avevate armi più potenti delle nostre. Poi abbiamo ritenuto che voi aveste un sistema politico migliore. Poi ci siamo concentrati sul vostro sistema economico. Ma negli ultimi 20 anni abbiamo compreso che il cuore della vostra cultura è la vostra religione, il cristianesimo. Ecco perché l'Occidente è così potente, forse si potrebbe ormai dire è stato così potente. Le basi morali cristiane della vita sociale e culturale sono state ciò che ha permesso lo sviluppo economico e poi la riuscita transizione verso la democrazia. Non abbiamo alcun dubbio in proposito, neanche io. Vi ringrazio dell'attenzione. Ecco, non c'è stato bisogno di dirlo, perché volevo dire, applaudiamo il professor Giacomo Sametti per questa bella sintesi su quelli che sono i valori del cristianesimo. E come diceva sempre il professor Giacomo Sametti, arriviamo al vino buono, anche se anche quest'altro vino, anche se più giovane, mi è sembrato più che buono. Il vino buono è il professor Alberto Torresani, che adesso ci introduce alla parte più prettamente storica. Gli chiederò per punirlo di non allungarsi troppo, perché già di mantenere i tempi. Senza dubbio Vabbè, sono stati allora, tempi giusti. è stato bravissimo. Senza Ma è dubbio. ormai sul mio potere, ognuno mi chiede se è stato nei tempi. Allora passo la parola al professor Torresani. Grazie. Molto bene. Io devo ringraziare tutti voi perché ormai siamo vecchi amici e negli anni precedenti sono venuto diverse volte e abbiamo affrontato la storia della Chiesa, niente meno dalle origini fino ai tempi più recenti. E quello che è stato detto in precedenza è un'ottima introduzione. Il cristianesimo ha sfondato il mondo antico. Il mondo antico con la Grecia e Roma ha ottenuto i risultati più straordinari da tutti i punti di vista. Certamente c'è quello filosofico, ma certamente c'è anche quello di tipo politico. L'impero romano è stata la più grande realizzazione a tal punto che la eredità dell'impero romano è durata per i 2 millenni successivi. Il momento più elevato era quello in cui si poteva ripresentare qualche cosa che era stato realizzato dall'impero romano. L'impero romano che aveva nel diritto civile quell'elemento è stato detto in precedenza che rendeva uguali gli uomini. Il cristianesimo però ha sfondato il mondo antico perché il cristianesimo significa che un Dio si fa uomo. Cristo è vero Dio e vero uomo. Dunque l'umanità è stata elevata dalla condizione così di diseredati. È stata riportata in alto nella Trinità. Questa è la cosa fondamentale che ognuno di noi dovrebbe sapere in ogni momento,
che sta in qualche modo parlando con Cristo e che Cristo è Dio, ma è anche vero uomo, e che per cui ciascuno di noi deve innalzarsi alla dignità di figlio di Dio. E io credo che questi siano i termini più radicali, e i santi sono sempre arrivati in tutta la storia della Chiesa a questa concezione. Ma l'impero romano, che pure è la più alta realizzazione politica del mondo antico, si è scontrato con il cristianesimo, e addirittura in un modo, direi, nella patria del diritto è stato uno scontro che trova carente lo Stato romano anche a livello del diritto. Nell'anno 35 i giudei fanno causa a Pilato, non lo sopportavano, così come Pilato non sopportava gli ebrei, era uno scontro. E davanti al Senato, in alta corte di giustizia, viene fatto il processo agli atti di Pilato. Il Senato assolve Pilato, significa che avalla, per esempio, la condanna a morte di Cristo, tanto per dire uno degli errori giudiziari più gravi e compiuti da Pilato. E perché lo assolve? Lo assolve perché comprende che cristiani esse non possono. I cristiani non devono esistere. Il motivo perché, sia pure confusamente, capivano che il cristianesimo erodeva la cultura del mondo antico. Tiberio, che era un realista che applicava la politica, sapeva benissimo che era una bega interna agli ebrei e voleva riconoscere i cristiani come una setta in più. Oltre ai farisei, i sadducei, gli esseni e gli zeloti, che ci fossero anche i cristiani, perché secondo il principio romano divide et impera. Se si scontrano tra di loro non avranno tempo per aggredire l'impero romano. Gli ebrei erano dei piantagrane straordinari, nel senso proprio non gli andava bene niente di Roma. Non capivano che Roma creava una specie di mercato comune per cui i ricchi ebrei se la passavano magnificamente, avevano tutto l'impero romano per fare affari, non c'erano limiti di frontiera. Paolo lo capisce perfettamente. Paolo è il più grande teologo cristiano e anche il più intelligente degli ebrei. E lo dice con chiarezza: ormai non c'è più né greco né barbaro, né uomo né donna, né schiavo né libero, tutti siamo una sola cosa in Cristo. E con questo c'è la comprensione che l'impero romano, dal punto di vista politico, era la cosa migliore che poteva capitare. Ciascuno poteva andare dalla Britannia all'Africa, dalla Siria alla Spagna, dicendo: sono un cittadino romano. E tant'è che Paolo si avvalse di questa cittadinanza precisamente per predicare il Vangelo in tutto l'impero romano. E quando il centurione accenna a volerlo far flagellare, gli chiede: ti è lecito percuotere un cittadino romano? L'altro si spaventa, perché era una cosa gravissima, e sei sicuro di avere la cittadinanza romana? A me è costata molto denaro. E Paolo che gli risponde: io ce l'ho fin dalla nascita. E quindi c'è una conclusione. Dunque, che cosa fa Tiberio? Dice: cristiani nomine tantum, conquirendi non sunt. I cristiani, tali solo per fama, non devono essere perseguitati. Il motivo? Perché non ci conviene perseguitarli. E quindi c'è questa ambiguità del diritto che i cristiani da una parte non dovrebbero esserci, però dall'altra bisogna tollerarli, perché se non hanno commesso reati comuni non devono essere in qualche modo portati in tribunale. E con questa
debole fondazione giuridica per i primi tre secoli i cristiani hanno avuto nella condizione di cittadini di seconda categoria che dovevano ben guardarsi dalla persecuzione della gente che li accusava di cose infamanti, per esempio si dichiaravano fratelli e sorelle fra di loro, poi si sposavano tra di loro, certo erano fratelli nel senso di figli di un unico padre e quindi non di parenti così stretti, per cui ci sarebbe stato una cosa orribile. Avevano sentore di quello che avveniva nell'Eucaristia, che il pane dopo la consacrazione, il vino dopo la consacrazione, non erano più un cibo volgare e comune, erano il corpo, il sangue di Cristo, e allora li accusavano di antropofagia, di sacrifici, di cannibalismo, insomma. E queste erano le accuse popolari. Al tempo di Traiano, un governatore della Bitinia, che era un grande letterato, quindi scriveva delle magnifiche lettere e ci teneva molto che venessero conosciute, e Plinio il Giovane asserisce: qui nella provincia di Ponto i cristiani sono molto numerosi, se noi applichiamo le leggi qui dobbiamo fare una strage. E poi, esagerando, dice: i templi degli dei vengono abbandonati, e chiede all'imperatore che cosa debbo fare, e la risposta dell'imperatore è quella tipicamente politica: tu, se non prendere in considerazione le accuse anonime, devono esserci due denunce scritte di due testimoni che affermano il tale è cristiano, tu chiamerai a te davanti al tuo tribunale il convenuto e gli dirai se è disposto a sacrificare qualche grano d'incenso davanti alla divinità, tu lo rimanderai. Se quello invece insiste e vuole mantenere la sua adesione al cristianesimo, allora procederai secondo il rigore della legge. Che è un fatto piuttosto curioso, di persone che commettono un reato che è così poco drammatico che basta dire di non essere cristiani per essere assolti, e che non si sarebbe dovuto ricercarli per il solo reato di cristianesimo. Questo è come dire, i precedenti. Quindi la persecuzione dei cristiani non è che fosse sempre, in ogni momento, in atto. Bastava che un governatore scegliesse o la prima soluzione, quella del senato consulto, o quella del rescritto imperiale, e poteva o assolvere o condannare i cristiani. Chi invece ha condotto la persecuzione nel modo più radicale è stata l'ultima persecuzione, quella avvenuta a partire dal 303 al tempo di Diocleziano. Se voi osservate, i martiri sono almeno per 8 decimi martiri avvenuti in questa persecuzione. Durò in tutto 3 anni, dal 303 al 305. E anche dal punto di vista semantico c'è una parola molto interessante ed è quella di traditore. Traditore significa tradere, consegnare. Infatti la prima dogma imperiale era l'ordine a tutti i presbiteri o i diaconi di consegnare i libri sacri, quindi gli strumenti della liturgia, i Vangeli, le lettere di Paolo, e coloro che obbedivano, perché c'erano coloro che obbedivano, perché il martirio è una cosa molto dura da affrontare, venivano chiamati i consegnatori, i traditores. Da allora il termine traditore ha sostituito quello che era di proditor, che rimane soltanto come aggettivo dotto quando noi diciamo un atto proditorio. Se uno da dietro mi viene e dà una legnata in testa, questo è un atto proditorio, perché se lo vuol proprio fare, che lo faccia dal davanti, così posso difendermi. Ecco, detto questo,
perché Diocleziano innanzitutto decide questa... Significa che all'inizio del IV secolo la situazione dell'impero romano è terribilmente difficile. Da circa un secolo le finanze non andavano bene, da quando i Severi hanno ottenuto una rivalutazione del soldo militare, per cui da 225 denari all'anno sono arrivati a un denaro al giorno, quindi oltre 365, perché bisogna fare molta attenzione ai dati. E da allora l'impero romano entrò in una crisi che è molto simile alla nostra attuale. Le spese di mantenimento dell'esercito e della burocrazia sono superiori al gettito fiscale. Bisogna aumentare le tasse e di tasse si muore, perché è quello che noi stiamo constatando. Quindi a volte le analogie sono pressoché perfette. E di fronte a questa difficoltà dell'impero, Diocleziano, istigato probabilmente da il collega dell'Oriente, che Galerio, cerca di mettere un riparo, per esempio la tetrarchia, il sistema di successione totalmente impossibile da seguire. Ma si era immaginato due Augusti, uno a Milano, uno a Nicomedia, con due vice chiamati Cesari, uno a Sirmio per l'Oriente e uno a Treviri sulla Mosella, per controllare i due settori caldi, il Reno e il Danubio. Quindi da quel momento, per esempio, Milano diventa la capitale della Pars Occidentalis dell'impero romano. Io vorrei così dire che non dovete insuperbirvi, Milano ha una collocazione geografica pressoché perfetta, perché si trova sull'asse nord-sud per raggiungere Coira, il Reno, e quindi controllare il confine caldo. Ma anche l'asse est-ovest, da Torino, Milano, Aquileia e poi Gemona e poi quella che adesso è l'attuale Belgrado, e significa arrivare al Danubio. Milano ha questa collocazione pressoché perfetta, e quindi l'Augusto stava a Milano, e questo è il sistema tetrarchico. Quando uno degli Augusti moriva o abdicava, anche il collega doveva dare le dimissioni, subentravano i due Cesari, che per prima cosa nominavano i loro vice, e così si sarebbe assicurato la successione all'impero senza le guerre civili. L'altro sistema, per far fronte alla crisi finanziaria, avevano pensato a un edictum de precis rerum venalium, quello che si chiama il calmiere dei prezzi. Il pane si deve vendere solo a questa somma. Tutti noi sappiamo che cosa avverrebbe se un governo dicesse: da domani il pane ha questo valore, il vino quest'altro valore, la pasta e così via. Scomparirebbe il mercato. Poi comparirebbero dei signori con la borsa nera che passeggiano sotto i portici, disposti a vendere quei generi di prima necessità che hanno un prezzo politico, a venderlo al prezzo reale. Cioè il mercato si sposta immediatamente là dove i profitti siano superiori alle spese sostenute per produrre quelle merci. Ecco, il fallimento del calmiere fa sì che la responsabilità del disagio sociale, senza dubbio, va attribuita ai cristiani. È sempre successo così. Gli zar al tempo prima della rivoluzione facevano pogrom di ebrei per scatenare la furia popolare che faceva l'aggressione
agli ebrei. Gli ebrei erano gli unici che prestavano denaro e dunque tutti erano debitori degli ebrei. Il modo di farli fuori significava l'alleggerimento dei propri debiti, una cosa orribile, certamente. Ecco, Costantino è figlio di Costanzo Cloro. Costanzo Cloro è l'Augusto dell'Occidente, rimaneva in Oriente come ostaggio di Diocleziano a Nicomedia. Quando viene a sapere che il padre versa in cattive condizioni di salute, Costantino fa qualche cosa di straordinario. Con una cavalcata gigantesca che dura alcune settimane, da Nicomedia, diciamo così, la Turchia attuale, e arriva fino nell'Inghilterra settentrionale, a York o Eboracum, e lì a 26 anni viene acclamato dai soldati del padre Augusto. Per potersi affermare deve fare la guerra civile, e infatti discende in Gallia, poi in Italia, fa una prima incursione a Verona, che era una città militare molto importante per avere le spalle libere, e poi si precipita a Roma. Il 28 ottobre del 312, al Ponte Milvio, dove adesso c'è la RAI, Saxa Rubra, avviene la battaglia. E pur avendo un esercito che per numero di soldati era inferiore a quello dell'avversario, lo batte e l'avversario muore nel Tevere. E sembra che i soldati, che erano tutti romani, quindi dovevano avere un qualche contrassegno, e fece dipingere sugli scudi il crismon, che è la H con sopra una apparente P, che in realtà è una R greca, sono le iniziali della parola Christos, e le fece dipingere sugli scudi in modo tale che sapessero chi erano gli amici e i nemici. E il Costantino a Roma stette pochissimo tempo, perché provava somma antipatia per Roma. Il motivo può essere più vario, ma certamente perché Costantino è un rivoluzionario, aveva già in mente quello che poi realizzò. A febbraio, io ho spedito una sintesi di quello che intendevo dire a Sandro Imparato, e ho scritto maggio, perché in un momento di follia ho scritto maggio, ma in realtà è febbraio. Quindi pochissimo tempo dopo la vittoria del Ponte Milvio, quindi poche settimane trascorse a Roma, arriva a Milano. A Milano c'è il matrimonio di Licinio, che l'ho scelto, viene scelto come collega per l'Oriente, e sposa la sorella di Costantino, Costanza, che alcuni chiamano Santa Costanza, ma che non lo era per niente, perché poi nel proseguo della storia si viene a sapere che non era ariana quando quando ricevette il battesimo. E Costantino, anche nel famoso arco di Costantino, quando dice instinctu divinitatis, per ispirazione divina, come tutti gli imperatori illirici, era giunto a un tendenziale monoteismo. Dio è uno solo, perché questo è il pensiero religioso vincente, ma la divinità si manifesta in molti modi, e uno scelto dagli imperatori illirici era quello di favorire il culto solare. Come il sole è datore di vita e di luce per tutto l'universo, e quindi tutta la vita dipende dal sole, così Dio è unico, però molti sono i modi che abbiamo a nostra disposizione per onorare l'unico Dio. E voi sapete che il Natale è soltanto in Occidente festeggiato il 25 di dicembre, ma perché a Roma c'era la festa del Sol Invictus, che precisamente intorno al 25 dicembre mostra
il giorno di non diminuire di più e la notte di crescere, anzi avviene l'inversione di tendenza, per cui il giorno comincia, è la vittoria del sole, minacciato dalle tenebre ma risorge e quindi ridà nuova vita. E i cristiani si trovavano nella situazione di dovere in qualche modo spiegare ai loro bambini, perché i bambini pagani facevano festa e i cristiani non la facevano, e quindi che cosa fanno? Favoriscono la creazione di un culto per cui ciascuno possa fare festa, ma ciascuno la rivolge al Dio vero, e quindi fa la spia di questa a Cristo, a Cristo che nasce, vero sole di giustizia. Quindi è un tentativo. Il 13 dicembre per i romani era il giorno più breve dell'anno, brevissima dies, dicevano, e c'erano i Saturnali, per cui una specie di carnevale romano. Lo schiavo diventava libero, poteva insultare i padroni, poi tornava schiavo. E in questa festa i Saturnali mettevano fuori le candele, le luci, mangiavano i dolci, i bambini e così via. I bambini cristiani festeggiavano Santa Lucia. Perché Lucia? Perché nel termine Lux Lucis c'è il simbolo della rinascita della luce, o comunque era una martire che meritava di essere festeggiata. Ecco, io concludo semplicemente questa parte, almeno, aggiungendo che Costantino firma con Licinio, firma un documento già uscito in Oriente di tolleranza, e l'editto di tolleranza è un editto di restituzione. Significa: ai cristiani sono stati confiscati tutti i loro beni, gli vengono restituiti, e voi sapete che quando si restituisce qualcosa a qualcuno si riconosce l'esistenza di qualcuno. Beh, questo è abbastanza semplice. E che cosa avviene a Roma? Costantino, che ha ereditato tutti i beni immobili e mobili dei predecessori, ha un'area intorno alla caserma degli Equites Singulares del Laterano, che è un poco decentrata rispetto al centro dell'antica Roma, e regala come forma di restituzione, e lì sull'area dei Laterani della caserma viene edificata la prima grande chiesa romana, basilica. Basilica significa aula gigantesca imperiale, insomma. Quindi e intorno alle tombe degli apostoli Pietro e Paolo viene fatta una chiesa cimiteriale, significa extramenia, fuori dalle mura, perché all'interno delle mura i romani non potevano seppellire. Intramenia, neve, urito, neve, seppellito, sono due imperativi futuri per dire che è assolutamente proibito nel terreno dei vivi praticare riti funerari. E quindi noi abbiamo a che fare con Costantino, che ordina la costruzione di San Pietro e San Paolo, oltre che della prima chiesa della cristianità, che è quella del Laterano. Ancora adesso il Papa è titolare della chiesa del Laterano, e il primo atto che compie da Papa è la presa di possesso della chiesa titolare sua. La madre di Costantino, che è veramente cristiana, Elena, viene incaricata dal figlio di provvedere a queste costruzioni, e viene inviata in Terra Santa, a Gerusalemme. A Gerusalemme, al tempo di Adriano, nel 135, quella che è la zona del Golgota, che qualcheduno ha visitato tra di voi recentemente, nella zona del sepolcro di Cristo, il luogo della crocifissione, era stato edificato un tempio dedicato a Venere,
quindi dal 135 al 326, quello fu un tempio. I cristiani sapevano che sotto c'era qualche cosa, perché venne rettificata la forma colle di Sion con un terrapieno riempito di macerie, e quindi vennero portati via circa 3 metri di macerie in spessore e ritrovarono la vera croce di Cristo, con tutte le storie che adesso non possiamo ricordare perché sono estremamente affascinanti peraltro. Ecco, io credo che detto questo potremmo anche chiedersi: ma Costantino divenne vero credente? Gli orientali hanno fatto di Costantino un santo, l'Occidente si è ben guardato dal seguire. Perché? Perché Costantino fu un politico, e fu un politico che si macchiò anche di colpe piuttosto gravi. Uccise la moglie Fausta, uccise il figlio Crispo perché gli si opponevano politicamente. Ma Costantino capì perfettamente che il cristianesimo era la religione del futuro, aveva il futuro davanti a sé, e quindi da buon politico non si lavora coi cavalli perdenti, bisogna lavorare coi cavalli vincenti. E quindi l'adesione al cristianesimo fu un atto squisitamente politico, a tal punto che dopo avere raggiunto la libertà, tra i cristiani cominciarono subito, perdonate, è sempre successo, e cominciarono le eresie. Alcuni sostenevano alcune teorie, altri altre teorie. Per esempio in Africa, a Cartagine, Donato era un duro, un rigorista, e tuonava dicendo: quando uno abbandona il cristianesimo, quello è fuori per sempre, la sua colpa non è remissibile. I papi di Roma, che avevano, non dico la manica più larga, ma avevano forse più temperanza degli africani, e sostenevano che tutte le colpe, se c'è pentimento, devono essere perdonate, anche quella di apostasia. Quindi i lapsi venivano chiamati così, quelli che erano scivolati di fronte al martirio, bisogna riammetterli, naturalmente dopo, con prudenza, dopo aver comprovato che si sono pentiti e che, volendo ritornare nella chiesa, bisogna accoglierli. Ma c'erano anche alcuni presbiteri tra i lapsi, e quindi sostenevano: i sacramenti amministrati dai lapsi non sono validi. Sant'Agostino impiegò parecchio tempo, e un secolo dopo circa, intorno al 411, a sostenere la retta teologia dei sacramenti. Il sacerdote non è colui che dà valore al sacramento, il sacramento riceve il suo valore da Cristo. Quindi, con la formula tecnica, ex opere operato, e che però, se il sacerdote non è in grazia di Dio, fa molto male a praticare i sacramenti, perché compie niente meno che un sacrilegio. Che quindi, però, quella è una questione sua. I fedeli hanno la certezza del battesimo, che è reale. In Sicilia c'è una parola per dire malvagio, si dice tintu, edu tinto è. Quello è una persona malvagia. E Antonino Pagliaro ha trovato l'etimologia. Significa: tinto deriva da intinctus, non baptizzatus es, sed solum intinctus. Tu non sei battezzato se il sacerdote non era degno di amministrare il battesimo, tu sei soltanto stato bagnato. Quindi è piuttosto interessante la semantica, per dire quanto la concezione cristiana è calata fino in fondo nel popolo di Dio. Sta di fatto che il donatismo Costantino non riuscì a vincerlo, ma invece l'altro fenomeno altrettanto grave era quello di un prete di Alessandria che era Ario.
Costui era un libico formato ad Antiochia, diventa presbitero ad Alessandria. E questo, a partire da una certa epoca, comincia a dire che veramente il figlio è inferiore al padre, che addirittura ci fu un tempo in cui Cristo non era. E i fedeli sentono una predicazione del tutto non conforme a quella che avevano ascoltato in precedenza, e quindi avviene la reazione. Lo denunciano al vescovo, si chiamava Alessandro, il quale chiama Ario, e che era, non era un malvagio, era soltanto uno che non riusciva a capire che Cristo è coeterno al Padre ed è la stessa sostanza del Padre, che nella Trinità c'è, cioè, una uguaglianza del Padre al Figlio, una uguaglianza tra il Figlio e lo Spirito Santo, una uguaglianza tra lo Spirito Santo e il Padre. Tant'è che a Vienna c'è una specie di triangolo rettangolo con degli uguali lungo i tre lati del triangolo equilatero, il Padre uguale al Figlio, il Figlio uguale allo Spirito, lo Spirito uguale al Padre. Ecco, io credo che, detto questo, è Costantino che convoca il primo concilio ecumenico della storia a Nicea, quella che era la reggia estiva, dall'altra parte del Bosforo, quindi vicino alla capitale, Costantinopoli, e lì nel 325 avviene il primo concilio ecumenico. Dall'Occidente vengono in tutto 6 presbiteri, 6 vescovi, perché il problema non era sentito, dall'Oriente circa 300 persone, e lì viene composto quello, il credo che noi recitiamo la domenica, meno l'ultimo versetto. E le parole chiave sono: Dio, Cristo è Dio da Dio, Dio vero da Dio vero, generato, non fatto. E poi la parola chiave: della stessa sostanza del Padre. Perché l'errore di Ario era un errore di tipo filosofico, bisognava introdurre una parola che sul piano filosofico fosse estremamente chiara. Ecco, questa è l'origine del credo, che viene chiamato infatti niceno-costantinopolitano, perché nel secondo concilio di 50 anni dopo venne aggiunto che anche lo Spirito Santo è uguale al Padre, al Figlio, è Dio. Ecco, io credo che, detto questo, soltanto si deve aggiungere che Costantino, che aveva dei problemi politici e che voleva l'unità dei cristiani, perché temeva per le 2 province più importanti del suo impero, l'Egitto e la Siria. L'Egitto perché era il produttore di grano, perdonate, ma anche di cipolle, perché l'Egitto ancora adesso è il più grande produttore di cipolle. Io non so se voi apprezzate le cipolle, io molto. E il frumento, perché quando l'annata era buona, quando il Nilo era alto, i terreni inondati erano più numerosi, e quindi la produzione era fantastica. Ad Alessandria c'era un isolotto con un faro altissimo, tant'è che si chiama un faro ancora adesso, tutti quegli strumenti che indicano ai naviganti di notte la direzione da prendere per arrivare in porto. Ecco, io credo che, detto questo, la Siria invece era importantissima, perché c'erano 9 su 27 legioni acquartierate in Siria, e quindi la Siria aveva l'industria per la fornitura dei soldati, e quindi era la più sensibile alle variazioni di argento nella moneta. Le svalutazioni nel mondo antico si facevano ordinando ai sudditi di pagare in vecchie monete, poi lo Stato ritirava questo argento, lo fondeva, ci metteva dentro una grande quantità di rame, e poi il valore nominale rimaneva lo stesso, pagava i suoi debiti con le monete inflazionate. Queste erano le svalutazioni del mondo antico. Noi adesso stiamo così soffrendo per non poter fare inflazione, perché l'euro ce lo proibisce, e però abbiamo la situazione
che rischia di strangolarci, perché non, lo Stato che non paga i suoi debiti, la sapete l'ultima? L'INPS è stato accorpato anche tutti i fondi dei dipendenti pubblici, che notoriamente in Italia sono numerosissimi, però lo Stato non ha mai pagato le somme dovute ai propri dipendenti, e quindi l'INPS si trova con un deficit pauroso di 15 miliardi di euro. È una somma che io non riesco a immaginare, perché insomma è terribilmente elevata, precisamente per... Ma lo Stato dove li può prendere adesso, se non può inflazionare la moneta? Perdonate la parentesi così attuale, perché può illuminarci su quello che avveniva nel mondo antico. Sta di fatto che Costantino vuole il primo concilio, e quando si accorge, appena 3 anni dopo la conclusione del concilio, che andò nel senso dell'ortodossia, quando si accorse che l'arianesimo era molto più funzionale alla ideologia imperiale dell'ortodossia cattolica, ecco che inclina all'arianesimo. E quindi per 50 anni lui e i successori sono stati ariani, e quindi i cattolici sono stati perseguitati. E allora, per venire a casa nostra, nel 355 il vescovo Dionigi, perché ortodosso, viene mandato in esilio, viene chiamato dall'Oriente Ausenzio, e per 20 anni, 19 per la precisione, fu vescovo di Milano, un ariano. Quando morì nel 374, i milanesi, che erano, non so se quelli di adesso lo farebbero, ma erano ortodossi, insorgono e contestano la possibilità che venga nominato un ariano al posto di vescovo, e stanno per venire alle mani. Però c'è un governatore eccezionale, che è Ambrogio, il quale non si dà latitante, rimane durante la tempesta, rimane in città, con le truppe si mette in mezzo ai contendenti, e in quel momento una sorta di ispirazione sul nome di Ambrogio, gli uni e gli altri sono d'accordo, e quindi viene nominato, anche se Ambrogio dice subito non era battezzato, quindi nel giro di 2 mesi venne istruito, battezzato, poi consacrato sacerdote, poi vescovo il 7 dicembre, è uno dei pochi santi di cui si festeggia non il giorno della morte, perché morì il 3 aprile, mi sembra, del 397, bensì il giorno della nomina. Ecco, e concludiamo, la parabola dell'arianesimo si conclude nel 378 ad Adrianopoli, quando l'imperatore Valente viene massacrato sul campo di Adrianopoli, con la perdita di 20.000 soldati che non era possibile rimpiazzare, una data tremenda da cui l'impero si riha con certa fatica, perché viene trovato un'altra personalità gigantesca, è Teodosio il Grande, l'ultimo imperatore romano che è riuscito a ricongiungere Oriente e Occidente. E noi potremmo concludere proprio ricordando che quando Teodosio venne a Milano avvenne un incidente piuttosto significativo. In Oriente l'imperatore aveva il suo seggio sul presbiterio, e quindi quando arrivano i ciambellani montano il trono imperiale sul presbiterio. Ambrogio, che era piuttosto preciso, anche se piccolo di statura, e ordina di spostare quel trono, perché il presbiterio è riservato ai sacerdoti e il posto dell'imperatore è il più alto, ma non tra i consacrati. Quindi questo significa che Teodosio accetta. C'è anche l'altro episodio ancora più
impressionante, quello di Tessalonica, ma questo indica che cosa è avvenuto a Milano. I rapporti tra Chiesa e Stato sono stati per la prima volta fondati su una concezione rigorosa. Il potere imperiale non può usurpare un potere tipicamente religioso. Quindi l'Occidente conoscerà sempre questa dialettica tra potere civile e potere religioso che non possono coincidere. In Oriente, come tutti ricorderete, si usa quella formula del cesaropapismo dove l'imperatore nominava e revocava a suo talento il patriarca di Costantinopoli. E quindi questa stessa prerogativa è stata ereditata dagli zar russi con la Chiesa così ortodossa, che alla fine obbedisce a qualunque imperatore, a qualunque sovrano, anche a Stalin, perché al momento giusto, nel 1943, la Chiesa ortodossa ammise, insomma, non può fare a meno, non ha questa tradizione al suo interno di dividere la funzione civile da quella religiosa. Prima è stato accennato a una cosa molto importante: nell'Islam c'è la stessa cosa, il potere civile coincide con quello religioso e quindi con le conseguenze che tutti noi possiamo immaginare. Io spero di non aver straripato oltre il concesso e vi ringrazio della vostra attenzione. È stato un po' birbante il professor Sani. Allora, diciamo questo, che adesso ci prendiamo un pochino di pausa, così tra l'altro il professor Sani beve anche un po' di acqua, visto che ha parlato a lungo, anche se beve, come dice Sanek, solo vino. E qui vi voglio leggere qualcosa per quanto riguarda Luca e Paolo Tanduo, che mi è veramente dispiaciuto che non sono potuti essere qui stasera. Si tratta di due ingegneri di 41 anni, gemelli, che hanno fatto un bel percorso, a parte il percorso tecnico, ma oggi loro sono collaboratori per quanto riguarda la pastorale giovanile e fanno parte della giunta del coordinamento dei centri cattolici della diocesi di Milano, oltre ad aver fondato questo centro culturale. Loro hanno risposto, attraverso anche la mostra che hanno realizzato, all'esigenza sottolineata dalla diocesi e dal cardinal Scola. E vi voglio leggere un piccolo pezzetto, come testimonianza del fatto che non ci stanno, e poi aggiungiamo altre notizie. In occasione dell'anniversario dell'editto di Milano, 313-2013, abbiamo deciso di offrire uno strumento di tipo divulgativo e nello stesso tempo di alta qualità sotto il profilo storico-scientifico, che consenta una viva riscoperta di ciò che storicamente ricordiamo, unitamente a uno stimolante approfondimento circa le implicazioni e le conseguenze che l'editto ha avuto sul mondo di ieri e su cosa può dire a noi oggi, come ci hanno ampiamente spiegato Sanelli e Torresani. Ha supervisionato il lavoro il professor Alberto Torresani e l'amico e docente Giacomo Sanelli Lodovici, per la loro saggia guida nel pensare a un percorso storico che potesse essere utile per affrontare la ricorrenza del 313. Un ringraziamento speciale va poi a Sua Eminenza Monsignor Mario Del Pini, vicario generale della diocesi di Milano, per aver voluto partecipare con la sua supervisione e i suoi suggerimenti alla realizzazione definitiva della mostra. Ecco, dopodiché direi che passerei ai ringraziamenti ed alcuni piccoli avvisi, così nel frattempo avete anche modo di pensare a qualche osservazione o domanda o approfondimento da fare ai professori. Cioè, voglio ringraziare un po' tutti i membri del Centro Culturale, consentitemelo, visto che sono il Presidente, che attraverso di loro abbiamo potuto realizzare quest'anno tante cose, e anche alla Farmacia del Parco degli Aroni, perché con il suo sostegno ci ha permesso
proprio di realizzare questa serata. Quando poi uscirete, troverete anche il timone che il professor Zamecrodolisci ci ha portato e devo dire ha fatto anche molto bene. E tra l'altro nel numero di dicembre c'è un suo articolo, proprio, anzi se non sbaglio, che articolo è un dossier, ecco, dal cristianesimo viene la grandezza nel campo della cultura. L'ha portato però figlio gratuitamente, quindi chi vuole lo può, ecco, ritirare. Troverete anche un banchetto dove si può prenotare, se si è interessati, al libretto della mostra della Madonna del Rosario, che è veramente venuto bello, come è stata bella la mostra. E infine c'è il libro del catalogo, cioè il catalogo della mostra è un catalogo. Quei libri sono veramente eccezionali, la descrivono molto bene e se volete, ecco, c'è anche la possibilità che prende il libro, c'è anche un bel segnalibro che ecco, rimane un segno del centro culturale a vostro ricordo. Ecco, io quello che dovevo dire l'ho detto, spero di essere stato chiaro. Se adesso ci sono delle domande o anche delle richieste di approfondimento, possiamo far intervenire a seconda dell'argomento sia il professor Zamecchi che il professor Torresani. L'incaricato con il microfono. Stavolta non sono io, ma fa Gianni. Gli tocca a Gianni la posizione di... Altrimenti se no possiamo riprendere un po' il discorso, entrambi fate una piccola, se piace, non c'è. Molto bene, io devo essere breve perché già mi hanno rimproverato la lunghezza dell'intervento, ma perdonate, le cose erano molte e bisognava, almeno per sommi capi, ricordarle. E, lei sa che all'inizio dell'Ottocento ci fu la invenzione del metodo storico-critico, per accettare come storica una notizia deve essere fornita da due fonti indipendenti tra di loro che dicono la stessa cosa. Solo in quel caso si ammette che ci sia quella che si chiama verità storica. E cominciò Niebuhr con la storia romana e due fonti che dicano la stessa cosa ma di natura indipendente una dall'altra. Una delle fonti più importanti è l'archeologia, perché l'archeologia è autopsia, io vedo con i miei occhi una certa notizia. Bene, Niebuhr considerava leggenda tutta la storia precedente il III secolo, Appio Claudio Ceco, intorno al 300 avanti Cristo. Infatti alla fine del 700 venne trovata l'iscrizione degli Scipioni in uno stupendo latino arcaico, proprio come lo volevano i filologi per immaginare la lingua in un'epoca così arcaica. Poi sono venute tutte le conferme successive. Per esempio, il fatto che Roma era abitata prima dell'arrivo degli Etruschi soltanto per le sommità, Catacomas si diceva, sulle sommità dei sette colli, e l'arrivo degli Etruschi, che furono grandi ingegneri idraulici, e compirono un canale di gronda intorno ai colli e poi uno scolmatore, che è la cloaca massima, che esiste ancora e che ancora è in funzione. E adesso addirittura con gli elementi viaggianti sott'acqua è possibile esplorarlo per tutta la lunghezza.
E quindi il basso piano, quello che noi chiamiamo il foro romano, che erano acquitrini, venne risanato. Gli etruschi sono sempre stati abitanti di zone che in seguito diventarono maremme, l'acquitrini. Perché? Perché avevano questo genio di sapere drenare il terreno. Quindi Roma divenne città con mura fin dal 575 circa avanti Cristo, che era un bel po', due secoli e mezzo oltre il 300. Carandini, l'attuale archeologo, addirittura è riuscito a dare probabilità storica all'epoca dei re, 753, Romolo, insomma, gli esordi di Roma, che adesso non sono più leggenda. Ecco, la stessa cosa è avvenuta per i Vangeli. Si diceva nell'Ottocento, usando acriticamente quel metodo storico critico, che prima del terzo secolo del cristianesimo non si sa assolutamente niente. Noi sappiamo che nel Novecento, nel secolo passato, sono avvenuti alcuni dei ritrovamenti archeologici più importanti. Il Vangelo di Giovanni con sicurezza era già scritto nel 117, più o meno 10 anni, perché è stato trovato un frammento in una discarica, quella di Ossirinco in Egitto. E addirittura, se si dà credito alla scoperta di un frammento chiamato 7Q5, il frammento settimo della quinta grotta di Qumran, lì ci sarebbe su 4 righe 17 lettere che si possono attribuire soltanto a Marco, e addirittura c'è metà della parola di Genesaret, del lago di Genesaret, che in un certo senso viene citato solo 6 volte in tutta la Bibbia. E quindi discussione a non finire. Per alcuni questa è la prova che prima del 68, perché le grotte di Qumran sono state chiuse e rimaste chiuuse fino alla scoperta nel 1947, che il Vangelo di Marco era già, come l'abbiamo adesso, pronto ed era letto anche in un ambiente che non era cristiano, perché quello era luogo degli Esseni. Ora, detto questo, il racconto del sogno famoso di Costantino, la notte prima della battaglia del Ponte Milvio, avrebbe sognato l'apparizione di Cristo, che gli avrebbe detto: in hoc signo vinces, nel segno di Cristo tu vincerai, il crismon che dicevamo prima. E che quindi, che attendibilità a questo racconto? E Eusebio di Cesarea. Eusebio di Cesarea è il primo storico della Chiesa. La sua è un'opera di fondamentale importanza. È lui l'iniziatore della storia della Chiesa. Però era filo costantiniano fino in fondo. Perché? Perché Costantino significava la fine della precarietà della Chiesa. E direi che Costantino ha fatto di tutto per favorire i cristiani. Per esempio, è lui a stabilire che la domenica è giorno festivo per tutti, si chiudono i tribunali, eccetera, eccetera. Gli ebrei, naturalmente, col sabato non ci hanno mai sentito, e sulla domenica, tant'è che prima dicevo gli ebrei piantagrane, perché realmente non hanno nessuna duttilità. Quando è scritto nella loro legge qualcosa di, viene detto qualcosa di contrario alla legge, ha ragione la legge e non l'editto imperiale. E Costantino ha riempito la Chiesa di... sicuramente Costantino ha favorito anche alcune cose. I vescovi, se le due parti erano d'accordo, potevano rivolgersi al tribunale del vescovo in luogo del tribunale civile, e i cristiani a volte trovavano più conveniente rivolgersi al vescovo, perché ritenuto più sicuro dei funzionari imperiali, che a volte
e si facevano pagare, per dare ragione a qualcheduno. Ecco, detto questo, Costantino però voleva essere a capo di una chiesa unita, perché aveva bisogno dell'unione dei cristiani per poter governare. Quindi io insisto nel dire e nel sottolineare che Costantino era un politico con preoccupazioni politiche. Al contrario, la madre aveva un'autentica adesione al cristianesimo, tant'è che è considerata santa, e mi sembra a giusta ragione. Prego. È morta a 76 anni e il ritrovamento della vera croce, la distribuzione di metà della croce a Roma, l'altra metà rimane a Gerusalemme, il Titulus Crucis che è stato diviso a metà, ancora esiste la metà di Roma, Santa Croce di Gerusalemme, e il greco e il latino sono scritti non da sinistra a destra come li scriviamo, ma da destra a sinistra come l'ebraico, Gesù Cristo re dei giudei, Jesus Christus Rex Iudeorum in re. Secondo Eseman, il fatto di essere scritto da destra a sinistra è un modo per realizzare una canzonatura di quel condannato a morte, e questa sarebbe un'ulteriore testimonianza dell'autenticità del Titulus Crucis. È interessantissimo come attualmente ci sia la tendenza a prendere molto più sul serio di quello che avveniva semplicemente fino a 50 anni fa e le tradizioni del passato, anche se hanno un'unica fonte. Il sogno di Costantino si trova soltanto in Eusebio di Cesarea. Questa è una tradizione, è dovuta a uno storico piuttosto serio, ma non ha il conforto di una fonte indipendente che dica la stessa cosa. Forse è tardi. Un concetto magari mi piacerebbe approfondire, che non ho sviluppato prima, cioè il tema dell'amore nel cristianesimo. Ho detto, il cristianesimo per primo proclama il concetto dell'amore per il prossimo, cioè per chiunque, e questo l'ho già sottolineato, e tante altre cose si potrebbero aggiungere. Sulla rivista Il Timone c'è un dossier dove non soltanto c'è il mio articolo, ma ce ne sono 5, per cui la novità cristiana sul piano storico-sociale, sul piano scientifico, sul piano artistico. Vedete se vi può essere utile come strumento. È una rivista che mi permetto di così segnalare, perché è una rivista cattolica molto combattiva, chiara e netta, su cui scriviamo sia io sia il professor Torresani e tanti altri studiosi. Tante cose quindi si potrebbero dire. Il concetto di amore perché è ulteriormente nuovo? Perché per i greci l'amore è fondamentalmente orexis, vale a dire desiderio, tentativo di eliminare un'indigenza e una mancanza. È emblematico a questo riguardo quello che dice Platone nel Simposio, dove dice che amore è un semidio figlio del dio Poros e della dea Penia. Dio Poros che è il dio dell'espediente e la dea Penia che è la dea della mancanza. Quindi l'amore è concepito come ricerca, come desiderio. Siccome io sono sprovvisto di qualche cosa,
siccome io sono mancante, attraverso l'amore mi completo. E nell'Etica Nicomachea di Aristotele ci sono degli spunti che cominciano a rompere questo paradigma e questo concetto di amore, ma rimangono ancora brandelli, perché in generale il punto è che la visione greca dell'amore è una visione, tra virgolette, egoista, con tutte le cautele del termine. E il cristianesimo invece, senza il minimo tentennamento, introdurre per la prima volta l'idea di amore come dono, come agape, come effusione, come sollecitudine. Allora, se i greci non sono potuti riuscire ad arrivare ad un concetto di amore come dono, a maggior ragione non hanno potuto concepire l'idea di un Dio che sia amore. Il Dio di cui parla Aristotele è un primo motore immobile, cioè è amato ma non è amante, è oggetto di amore ma non è soggetto di amore. Os eromenon kinein, muove come l'amato muove l'amante. Perché Dio non può essere associato all'amore? Perché se l'amore è sintomo di imperfezione e di indigenza, Dio è a tutto all'opposto. Dio è la perfezione, dunque non può amare. Invece il cristianesimo, per la prima volta e senza tentennamenti, in maniera nitida, non soltanto introduce l'idea di amore, il concetto di amore come dono, come sollecitudine, come dedizione, ma arriva a dire che la natura stessa di Dio è l'amore. Non è l'unico aspetto della natura divina, ovviamente Dio è logos, cioè ragione, e agape, ma appunto è anche agape, anzi una delle tre persone intratrinitarie, lo Spirito Santo, è l'amore del Padre e del Figlio, che procede dal Padre e dal Figlio, come recita il Credo, no? E questa è una rivoluzione epocale, evoluzione che in un certo senso poteva essere raggiunta già filosoficamente, antropologicamente, ma che nella storia delle idee è stata il cristianesimo ad introdurre. E poi naturalmente questo non significa che non ci possa essere una giustificazione anche nel fatto di ricercare giustamente qualche cosa anche nel rapporto con l'altro, questo è un altro discorso. Però il punto è che l'amore non è sintomo di indigenza, ma casomai è sintomo proprio di grandezza d'animo, di sollecitudine, in certi casi di misericordia, di perdono, diamo tanti nomi a questa realtà, che per la prima volta viene intesa nella sua natura di gratuità sconosciuta ai greci. Direi che facciamo un altro passo e ringraziamo gli interventi di questa anno. E io vi ricordo solo una cosa, che la mostra sarà disponibile qui a Gerenzano domani sabato a partire dalle 4, dalle 16 pomeriggio, e poi fino alle 18 e poi domenica. Dopodiché verrà trasferita presso l'Istituto delle Orsoline e lì poi può essere visitata fino a giovedì 28. Quindi domani e dopodomani chi è interessato, perché ne vale veramente la pena. Non so se Don Filippo vuole chiudere la serata oppure basta. Allora la chiudiamo così. Io vi ringrazio, perché visto che il tempo non era proprio delizioso, direi che vi siete sacrificati, e quindi vi ringrazio molto di essere stati a questa serata. Salve. Thank you.